E intanto stamani, a seguito della conferenza stampa convocata dal gruppo comunale e dalla segreteria politica di Mottola del partito Rifondazione Comunista, la sinistra Arcobaleno, alcuni rappresentanti della maggioranza politica di Mottola invece, sempre nel palazzo della provincia, hanno incontrato il direttore generale della ASL 31, dottor Domenico Colasanto, per denunciare la grave situazione che in termini di offerta di servizi sanitari starebbe interessando il nosocomio mottolese. L'incontro è stato fortemente voluto dal sindaco Giovanni Quero, dopo aver appreso in via ufficiosa ma non ufficiale che tutti i servizi che prevedono la presenza dell'anestesista saranno soppressi, in modo particolare il servizio di endoscopia digestiva. Abbiamo avuto notizia che la direzione generale della ASL ha previsto che dal prossimo 11 aprile il servizio di anestesia presso l'ospedale di Mottola viene soppresso. Ciò comporta inevitabilmente che tutte le attività sanitarie che prevedono la presenza dell'anestesista vengono soppresse. Questa è una cosa che ci allarma, soprattutto in relazione al servizio di endoscopia digestiva, di gastroscopia, perché da 32 anni che Mottola ha questo servizio e quindi inevitabilmente verrebbe praticamente soppresso. Lo abbiamo appreso da fonti del nostro ospedale. Io ieri mattina mi sono preoccupato di inviare una nota al direttore generale con la quale gli chiedevo di rivedere questa posizione. Dal canto suo il direttore generale dell'ASL 31, dottor Domenico Colasanto, ha decisamente smentito ai nostri microfoni quanto giunto alle orecchie del primo cittadino. Io non mi faccio trascinare in polemiche politiche per qualche voto in più. Io dico solo ai cittadini di Mottola di stare assolutamente tranquilli, perché l'attività di endoscopia di Mottola sarà garantita alle stesse condizioni. Anzi, il collega che faceva questo servizio, pur essendo un medico della lungodegenza, sarà impiegato solo per questo servizio. Non c'era un servizio di anestesia. Perché è la giunta Fitto che decise di trasformare l'ospedale di Mottola in ospedale di riabilitazione, però probabilmente qualcuno vuole dare ancora, prendere in giro i cittadini di Mottola per ragioni che cerco di evitare di precisare in questa sede. Mi interessa tutelare la salute dei cittadini di Mottola. Allora, il direttore generale è bene che sappia che io starò lì, mi stenderò a terra e poi il camion passerà su di me. Pronta e precisa la risposta del direttore generale dell'ASL Taranto, il dottor Domenico Colasanto, che smentisce a chiare lettere ciò che il sindaco Quero ha messo in evidenza. Non c'era il servizio di anestesia all'ospedale di Mottola, quindi parliamo di una cosa falsa. C'era un'attività di endoscopia che è stata riorganizzata e sarà organizzata in maniera diversa, anzi potenziata, perché il collega endoscopista che faceva, diciamo, due lavori, se così si può dire, e quindi utilizzava per l'endoscopia una parte del suo orario di lavoro, lo stiamo cercando di spostare dalla lungodegenza al servizio di un servizio che non esiste in realtà, ma per una funzione di endoscopia digestiva a Mottola e a Massafra, perché il servizio era di Massafra. Siccome la sala di endoscopia di Massafra è stata dichiarata inagibile, provvisoriamente è stato spostato a Mottola.